della Medicina 2001 per i suoi studi sui meccanismi di produzione delle cellule. Il professor Nurse è presidente della Royal Society ed è direttore e amministratore delegato del Francis Crick Institute, che è il più importante istituto di biomedicina a livello europeo. Pensate, 1200 ricercatori, oltre il 50% di questi naturalmente dai vari paesi europei. Sottolineavo questa mattina solo il 15% dal Regno Unito, un modo anche per richiamare la necessità di, lo dico anticipando quello che è il suo pensiero, quello che sta accadendo a livello politico con la Brexit, di cui naturalmente lui, che lui contrasta come la maggior parte delle persone, degli scienziati, uno dei primi firmatari della Remain e non della Brexit, perché questo sconvolgerebbe gli assetti e le piante diciamo, degli ricercatori e di quanti naturalmente sviluppano dentro e fuori il Regno Unito e in collaborazione con il Regno Unito la ricerca scientifica. Senza indugio, professor Nurse, a lei la parola. First, can I say what a pleasure it is to be here this evening and to receive this prize, the Capo Dolando, to meet so many nice people here, to be exposed to this beautiful part of Italy. I've been in this area before, but never to this town, and to be received with so much courtesy from everybody who has been here. So it's a great pleasure to be here, and thank you for the prize, and thank you for all the hospitality that I've received. I want to tell you first a little bit about the Institute, but then mainly about the work that my lab carried out that led to the Nobel Prize actually quite a long time ago now, nearly 20 years, in 2001. I'm afraid some of that work will look a little old-fashioned because now it is nearly 20 years old. But first, the Francis Crick Institute. This is in central London, next to Eurostar. That's the rail connection into France. It is 100,000 square meters in the building, so it's a large building. It has 1,200 scientists, as you've heard, and I shall expand it to about 1,500 scientists over the coming years. It's what I call a discovery institute, discovering the basic biology that underpins disease and which is very open to translating those discoveries into the benefit for humankind, both for improving health and also exploiting the potential to create new wealth. This is what the direttore del Francis Crick Institute riceve il premio scientifico Capo Dolando, 21ª edizione, con la seguente motivazione: per essere riuscito a eguagliare le sue straordinarie attività di ricerca con eguali e straordinarie capacità di gestione, avendo lanciato e sviluppato il Francis Crick Institute, il prestigioso centro di ricerca è diventato un vero punto di riferimento per la ricerca biomedica mondiale.